La rivelazione, nello studio di Verissimo, ha lasciato il pubblico sconvolto. La stessa conduttrice Silvia Toffanin non è riuscita a trattenere la commozione. Durante una recente puntata di Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, è stata condivisa una storia toccante e profonda. Spesso i personaggi invitati finiscono in lacrime, sia di gioia che di tristezza. Questa volta è stato un duro colpo ascoltare tali parole. La conduttrice Silvia Toffanin è molto apprezzata dal pubblico e dai suoi ospiti in studio, dimostra sempre grande empatia e rispetto per le vicende personali. Le sue interviste vanno dritte al punto, ma non sono mai invadenti. L'ultimo racconto ha lasciato tutti senza parole. Scopriamo cosa è successo. Verissimo, la confessione gela lo studio, le parole di conforto di Silvia Toffanin. Una delle interviste più struggenti è stata quella con Giulia e Silvia Provvedi, conosciute come le Donatella. Le due gemelle hanno raccontato un episodio drammatico della loro vita, la morte improvvisa del padre mentre erano in videochiamata con lui. La loro testimonianza ha lasciato tutti senza parole, compresa la stessa Silvia Toffanin, che non ha potuto nascondere la sua commozione. Giulia e Silvia Provvedi hanno condiviso con il pubblico di Verissimo il dolore per la perdita del genitore. L'uomo stava combattendo contro una malattia da diversi anni e sembrava reagire bene alle cure. Tuttavia, durante una videochiamata con le figlie, ha avuto un infarto fatale. Questo tragico evento ha colpito profondamente le due sorelle, che hanno vissuto il momento in diretta, senza poter fare nulla per aiutare il loro amato papà. La reazione di Silvia Toffanin a questa drammatica storia è stata di grande empatia e partecipazione emotiva. La conduttrice, visibilmente commossa, ha espresso il suo sostegno a Giulia e Silvia, notando con merito la loro forza e il loro coraggio nel condividere un momento così personale e doloroso con il pubblico. Le parole di conforto della Toffanin hanno toccato il cuore delle gemelle e degli spettatori, dimostrando ancora una volta la sua capacità di trattare con sensibilità e delicatezza temi tanto difficili. Nonostante la tragedia, Giulia e Silvia Provvedi hanno mostrato una grande unione di famiglia. Hanno raccontato come il loro papà fosse stato un vero angelo custode per loro, soprattutto durante i momenti difficili. Loro madre, che ha subito un'operazione d'urgenza a causa di un aneurisma con emorragia cerebrale, ha ricevuto la forza e il sostegno necessario anche grazie alla presenza spirituale del marito. Le gemelle hanno descritto la loro famiglia come una fonte inesauribile di amore e sostegno reciproco. La testimonianza delle Provvedi a Verissimo è un grande insegnamento per tutti noi. È un episodio da ricordare che parla di speranza e resilienza. Nonostante le loro vite siano piuttosto complesse, Giulia e Silvia continuano a guardare avanti con coraggio e determinazione. Sono un esempio di come l'amore della famiglia possa essere una sorgente di forza incredibile, capace di far superare anche i momenti più difficili.